Mi assicurerò di essere quello vestito meglio di ogni singola persona di questa casa. Vorrò sempre bene a questi ragazzi. Io li amo. Questo posto mi ha lasciato il segno e ne sono felice. Jordi Shore, vai! Quando ci è venuta l'idea della reunion, non ci immaginavamo si sarebbero presentate così tante persone. Quella di oggi sarà l'ultima serata che passeremo insieme sotto lo stesso tetto. Dobbiamo chiudere in bellezza. Dobbiamo fare il botto. Tutti in piedi! Oh, no! Ma che... Il sole splende! Che diavolo era? Me la sono quasi fatta nelle mutande. Oh, aspetta, non indosso mutande. Che cazzo stai facendo? Ho portato la colazione! È arrivata Charlotte facendo un bel po' di casino. Se non ci avesse portato la colazione, credo che gliene avrei dette di tutti i colori. Siete un po' silenziose, cos'è successo? Dopo aver chiuso con Chantel, l'ultima cosa che mi sarei aspettato è fare qualcosa con Zaida. Spero che Zaida non dica niente a Charlotte, perché Chantel non ne sa niente. C'è del gossip, sì. Bella? Cos'è successo? Non guardatemi, niente. Sembri davvero sospetta. Sì, ha ragione. Beh, non lo so, io e Jay abbiamo flirtato. Cosa? Sì. Nella vasca. Oh. Vi siete baciati? Sì. Oh. C'è dell'imbarazzo qui. Non faccio altro che guardare per terra, sperando che si apra un varco dove posso scappare. Se prima non era imbarazzante, adesso lo è. Non so cosa succederà adesso. Non lo so, Jay ha detto che ha chiuso con Chantel dopo averci parlato. Beh, l'abbiamo chiusa mantenendo buoni rapporti, giusto? Sì. Ed è finita così. Ho capito cosa vuole dire Jay, ma conosco Chantel. In passato cambiava idea spesso, specialmente da ubriaca. Devo cambiare discorso e liberarci dall'imbarazzo. Sapete a che gioco ho pensato di giocare? Dobbiamo pensare ad un bel ricordo e ricrearlo. Ora? Sì, ora. Io ne ho uno con Chloe, oh, dunque... Oh no, me lo ricordo. Andiamo tutti in giardino. Pazzesco pensare che con questa famiglia ho vissuto tante avventure, creando così bei ricordi da portare sempre con me. Scott era qui, Charlotte era nella vasca, Chloe esce dalla vasca e mi viene incontro. Scott, mi dai l'asciugamano? Assurdo. Di sicuro non farò mai e poi mai tenere a Nathan il mio asciugamano. Mai. L'hai quasi fatta fuori. In origine è stato molto più violento. Sono stata investita da un asciugamano bagnato. Come posso dimenticarlo? Siete tutti pronti per stasera? Sì! Sì. La festa della casa? Sì! Sì. Sapete qual è il tema di stasera? Fantastico! Sì! Cosa significa fantastico? Perché non provate a vestirvi come me? Questo è un tema che fa per me. Mi assicurerò di essere quello vestito meglio di ogni singola persona di questa casa. Posso avere un fish and chips grande con aggiunta di curry, con piselli e salsa piccante? È il modo perfetto per riprendersi da una sbronza. Aria pulita e dell'ottimo fish and chips. Che spettacolo! Dov'è la salsa? Ancora, grazie. Oh, sì! Raccontami tutto. Come sta andando tra te e lei? Cos'è successo ieri sera? Abbiamo parlato in limonata. No, stai scherzando? No. Proprio come Abby la prima sera. Oh, cavolo! Adesso mi immagino te che limoni dentro la vasca da bagno. Cavolo, Jay, ti stai divertendo con queste ragazze, sporcaccione. Quando Jay è arrivato alla reunion, era tutto «Sono vegano adesso, bevo raramente». Ma da quando è tornato non fa che provarci con ogni ragazza che lo guarda. Se le fa tutte, non è cambiato di una virgola. Però non lo cambierei per niente al mondo, io lo adoro. Guarda come ti diverti. Sapete,
già tutti cosa mettervi stasera? Sì. James e io saremo abbinati. Chi pensi che si farà vedere? Aaron. Anche Gary potrebbe, no? Ruby! Roxy! James, cosa farai se verrà Roxy? Starà a lei decidere se venire o no. Certo. Vorrà sicuramente parlare con noi. Il modo in cui si è comportata Roxy alla reunion ci ha sorpresi. Non avevo idea che fosse così arrabbiata con noi. Mi toccherà parlarci. Verrà solo per rompere le palle a me. Anche se Roxy si presenterà, non voglio discussioni. Sarò molto gentile, sarò carino tanto quanto non lo sono mai stato. La farò sembrare come se Roxy e io ci fossimo appena conosciuti. L'ultima chiacchierata è andata così bene, non vedo l'ora di averne un'altra. Adesso che siamo in spiaggia, credo che sia il momento giusto per discutere con Chantel riguardo a ciò che è successo ieri sera. Credo che abbiamo bisogno di discutere di una cosa. Mi riferisco a ciò che è successo con Jay. Sono nervosa riguardo al fatto che ci siamo baciati. Non voglio che Chantel si arrabbi. Se avessi avuto un problema con te e lui, credimi, ve lo avrei già fatto sapere. Non volevo arrivare a quel punto. Penso che voi due formiate una bella coppia, più bella di me e lui. Perché tra voi non ha funzionato? È troppo ingenuo per me. Certo. Mi conosci, mi piacciono i ragazzacci e lui non lo è abbastanza. A me non dispiace come ragazzo, è molto carino. Certo, ma io cerco altre caratteristiche. Non abbastanza ragazzaccio per te. Ma per te è perfetto. Oh, abbracciami. Oh, sono così felice che non sei arrabbiata con me. Stare in spiaggia con tutte queste persone è una bella sensazione. Però mi ha ricordato anche che il nostro tempo qui sta per finire e che può essere l'ultimissima volta che ci troviamo tutti insieme, il che è triste. Charlotte, ti ricordi quando tu, io e Chantel urlavamo al mare? Può sembrare strano, ma l'ultima volta che sono stata qui, Chantel, Charlotte e io urlavamo verso il mare tutti i problemi di cui volevamo liberarci. Noi ragazze ci stiamo tenendo tutto dentro da troppo tempo, perciò ho trovato il modo perfetto per liberarci dei nostri pesi. Vogliamo che butti tutta la rabbia fuori. Grida tutto al mare e lui laverà via i problemi. Vaff! Non voglio più vedere la tua faccia! Sei un pezzo di me! Perciò fan... Ora io sarò felice e non avrò più problemi! Avanti, poi farcela. Lo so, adesso vado. A volte, quando ti metti in discussione, i veri sentimenti vengono fuori. Non ero abbastanza per te! Sei stato con un'altra ragazza! Pensavo di aver superato Gary, ma non è così. E lei fa davvero schifo! Santo cielo! Adesso che siamo qui, come ai vecchi tempi, potremmo ripeterlo un'ultima volta. Lo facciamo ancora? No, ti prego. Le cose positive, ciò che ci rende grati. Va bene. Sono grata a tutti i miei amici! Sì! Jordi Shore è tutto per noi. Ci ha reso le persone che siamo oggi. Ci ha fatto incontrare tutte queste persone meravigliose che ora chiamo famiglia. È tutto ciò che sono, davvero. Mi fa piangere. Sono grata per la vita stupenda che ho! Sì! Quando abbiamo pianificato la reunion, pensavo che sarei stata quella diversa da tutti, ma sapete, stando con loro mi sono resa conto che sì, sono diversa da tutti, ma questo non ha importanza. Sono grata di essere incinta! Sì! Questa è la mia famiglia e non la cambierei per nulla al mondo. Sì! Sì! Bene, ora possiamo goderci la festa. Sì! Avanti, andiamo! La festa va alla grande, tutti si stanno divertendo e c'è una bella atmosfera. Sono qui con due ragazze, in mutande, e ci baciamo a tre. Questa festa è spaziale. Stiamo passando la serata migliore delle nostre vite. Quindi ha senso chiudere in bellezza la reunion con una bella festa in casa Jordi Shore. Nathan! Il tema di stasera è fantastico. E chi mai può essere più fantastico dell'angelo del nord, giusto? Bene ragazzi, sui bicchieri.
Divertiamoci, perché questa è l'ultima festa della reunion, quindi rendiamola indimenticabile. Agli angeli del nord! Sì! Bene, Ricky, metti un po' di musica! Le feste in casa a Jordy Shore possono andare in due modi. O molto, molto bene, oppure terribilmente male. Malissimo, il peggio del peggio, un disastro, un vero inferno. Spero tanto che stasera scorrerà tutto liscio. Jordy Shore, vai! Questa parte contiene linguaggio volgare, scene e riferimenti sessuali dall'inizio alla fine. La festa procede alla grande. Sto mettendo della musica perfetta e tutti sono presi bene. Non so chi abbia invitato questi tizi. Scommetto che i loro vestiti non provengono dal sito web di James. Steph e io siamo davvero buone amiche. Non sono stata qui insieme a Steph, il che è un dispiacere. Lei è una di quelle ragazze che adoro alla follia. Cavolo, questo posto sta diventando più affollato del kebab bar all'orario di chiusura delle discoteche. Spero tanto che venga anche Anthony. Anch'io, ma non credo che verrà. Se si presenta qui potrebbe voler dire qualcosa di bello o di brutto. Purtroppo è così. È per questo che sono preoccupato. Comunque credo che non verrà. Chloe dice che vorrebbe vedere Ant e credetemi, lo vorrei anch'io. Ma so che lui ce l'ha ancora con Chloe e Nathan per come si sono comportati quando si è fatto male. Mi fa male pensare che lui è a casa e noi siamo qui a festeggiare. Lui fa parte di questa casa. Se venisse, litigherebbero. E nessuno, specialmente Ant, vorrebbe questo per l'ultima festa della casa. Sono d'accordo, dovrebbe essere qui al mio fianco in questo momento. Mi sto godendo la serata mettendo della buona musica. Alzo lo sguardo e vedo Jay che parla con Zaida. Siamo davvero tornati ai vecchi tempi. Le persone pensano che io non abbia sentimenti e che il mio cuore sia fatto di pietra, però non è così, mi capisci? Zaida mi piace, però voglio seguire l'istinto e vedere come procede. Aspetta, ho una domanda seria. Dimmi pure. Chi punti stasera? Tu sei meravigliosa, dico davvero. Ok, ma chi altri? In che senso chi altri? Chi altri? Che cosa intendi? Sono tutte bellissime. Sì, ma chi ti piace più di tutte? Tu. Davvero? Sì, è esattamente ciò che volevo sentire. Sembra che Chantel sia davvero fuori dai giochi. È un peccato aver avuto così poco tempo per stare insieme. Pensi che potremmo uscire per un appuntamento? Non vedo perché no. Sul serio? Facciamolo. Voglio un appuntamento con te. So che lo vuoi, lo hai appena chiesto. Andiamo di nuovo nella vasca stasera? Vasca parte 2. Non potevo perdermi questa reunion. Faccio parte anch'io della famiglia. Non vedo l'ora di vedere Luis e Abby. Però, a essere onesti, sono un po' in ansia all'idea di vedere alcune persone, specialmente Chloe e Nathan. Ehi! Non ci credo! Non è possibile! Sei venuto davvero! Non ci credo! È venuto! Ant è qui, Ant si è fatto vivo. So già che ci sarà una discussione. Stai bene? Vieni qui. È bello che si sia presentato. Non pensavo sarebbe venuto. È bello rivederlo. Sembra stare alla grande. Però nel profondo so che gli è costato tanto presentarsi qui. Sono così fiero di lui. Avanti. Vieni qui, bello. Dai, vallo ad abbracciare. Che bello vederti. Ciao, bellezza. Sono troppo felice di vederti. Mi hai fatto piangere ancora. Sto tremando in questo momento. Mi sei davvero mancato.
Chi altro vuole un abbraccio? Io! Dobbiamo andare a parlarci, sul serio. Vedremo. Dobbiamo farlo entrambi. Non ce la faccio. Non ci riesco. Non voglio piangere davanti a lui. Non piangere. Sono agitata. Lo so, ma non si tratta di noi, si tratta di lui. Qualsiasi cosa ci dirà, ce lo faremo andare bene. Non riesco a smettere di piangere. Tu sei stato lasciato, io ho perso mio padre. Penso che capirà, dobbiamo farlo subito, non credi? Chloe ha ragione, non c'è tempo da perdere. Lo prendiamo da parte, lo portiamo fuori e chiudiamo questa storia. Ant! Possiamo parlarti? Possiamo andare fuori? Sono felicissimo di essere tornato in questa casa e aver rivisto Luis. Ma prima che realizzi tutto quanto, Chloe e Nathan vengono da me per parlare. Dove andiamo? Non riesco a passare. Ma so che è una questione che dobbiamo risolvere. Come stai? Ho passato le ultime 4 settimane bevendo da una cannuccia. C'è stato un incidente. Sono stato portato in ospedale con la mascella rotta. Abby e Luis ci sono stati, ma Chloe e Nathan non sono mai venuti a trovarmi, nonostante passassero davanti all'ospedale ogni giorno. All'inizio ammetto che ero più arrabbiato. Ho pensato, questi sono gli stessi che dicono di essere miei amici da 3 anni. Mi sono sentito abbandonato. Per quanto mi riguarda, sì, ero... certo, ovvio, è comprensibile. Ero piuttosto arrabbiato durante le prime 2 settimane e poi la rabbia è diventata delusione. Da quando sono tornato a casa sono stato per le mie. Ho deciso di smettere di dedicare tempo e fatica a persone che non se lo meritano. Ci sono tante persone che pensi siano tue amiche, ma poi appena succede qualcosa di brutto ti rendi conto di chi davvero lo è. Sentite, io capisco che voi avete i vostri problemi da affrontare. So che ti sei lasciato quel ragazzo, avevi la testa altrove e non sono il tipo di persona che dice «Ehi, devono venire a trovarmi, sono stato ricoverato in ospedale». So che il mondo non gira intorno a me, però in quel periodo, in quel brutto momento, no, senti, non voglio mentirti. Avrei dovuto esserci per te. Non me ne starò qui a giustificarmi sul perché non ci sono stato per Ant. Alla fine lui era uno dei miei migliori amici, ha passato un'esperienza traumatica. Avrei dovuto essergli stato più vicino, non c'è dubbio su questo. So di aver sbagliato, sono stato un pessimo amico e sarei dovuto venire a trovarti. Dal profondo del mio cuore ti chiedo scusa per non esserci stato. Sì, lo stesso vale per me. Ascolta, Anthony, io ti voglio bene e mi dispiace che tu abbia sofferto per causa nostra. Sapete, era tutto ciò che volevo sentire. Scusa se non ci sono stato. Sì. La mascella sta meglio e sono andato avanti. Volevo solo che realizzassero e ammettessero che hanno sbagliato e che si scusassero. Allora, che succede? Che sta succedendo? Perché siamo qui? Ho organizzato una cosuccia per voi. Guardate tutto in cielo! I fuochi d'artificio mi fanno tornare bambino. Amo i fuochi d'artificio! In questo momento sento come se fossi circondato da tutti i miei fratelli, sorelle, cugini e cugine. È un ottimo riassunto di ciò che è Jordy Shore, perché noi siamo sempre pronti ad esplodere. Tutti guardano i fuochi d'artificio, ma io no. Io guardo tutti i ragazzi. Non riesco a credere che sarà l'ultima volta che vedrò tutta la famiglia riunita. Sto realizzando che questa è la fine di un lungo, lunghissimo capitolo delle nostre vite. Siamo una grande, strana e bellissima famiglia. Negli ultimi 9 anni in questa casa ho vissuto i migliori momenti della mia vita. Fa parte di ciò che sono. E mi rattrista pensare che non tornerò mai più qui. Però siamo arrivati fino a questo punto e adesso stiamo uscendo di scena con il botto. Nulla in questo mondo avrebbe potuto prepararmi per ciò che Jordy Shore è stato per me. Da quando sono entrato da ragazzino 19enne ad adesso, che sono un uomo circondato dalla mia famiglia, vorrò sempre bene a questi ragazzi. Io li amo. Questo posto mi ha lasciato il segno e ne sono felice. Mi sono reso conto di quanto grato io sia ad averli nella mia vita. È stato un turbine di emozioni, ma non cambierei niente di niente.
Vedere come le nostre vite sono cambiate è stato magico. Il legame con Charlotte e Sophie rimarrà per sempre. Ci sono stati alti e bassi lungo la strada, ma alla fine è stata un'esperienza bellissima. Posso dire con certezza che ho i migliori amici e i migliori ricordi qui.